Abbiamo rivolto 7 domande a padre Pietro Zorza sul fenomeno Medjugorje. Don Pietro Zorza è parroco di Lavezzola nel Ravennate, ha seguito da vicino le apparizioni della Madonna ai 6 giovani veggenti di Medjugorje sin dal 17 agosto 1986 e da allora è divenuto testimone attento e partecipe di quel prodigioso evento religioso che ha contrassegnato la vita spirituale del mondo e che tuttora la contraddistingue per le apparizioni ancora in atto da parte dei 6 veggenti. Ecco, Don Pietro, come seppe del fenomeno e dove si trovava lei in quel momento, nel momento cioè dello straordinario evento che coinvolse i 6 giovani ragazzi dell'Erzegovina? Va bene, mi devo proiettare nella Scozia. Ero stato 2 anni a Londra nell'80-82, poi i vescovi della Scozia avevano bisogno di sacerdoti per la comunità italiana, cercavano 2 preti, ne trovarono solamente uno, io, in quei tempi, e accettai di andare. Vidi che gli italiani stavano bene economicamente e a messe però non ci venivano perché lavoravano anche 20 ore al giorno se potevano. E allora inventai i pellegrinaggi, Lourdes, Fatima, Terra Santa, e venivano, ed erano felici e contenti. Una mia collaboratrice, che poi era una collaboratrice anche del cardinale Grey di Edimburgo, un giorno, mentre facevamo i programmi annuali, mi dice, quindi qui siamo presso poco, 3 anni dopo l'inizio delle apparizioni, mi disse, perché non andiamo in Jugoslavia? Io rimasi sbalordito, in Jugoslavia, stiamo parlando di apparizione della Madonna, di santuari cattolici, in Jugoslavia c'è il comunismo, so che una volta andai e mi volevano sequestrare la macchina fotografica, no? Perché dico, se andiamo là, cosa andiamo a fare? E un giorno ero a Edimburgo, si vede che ha trovato un libro, me l'ha consegnato in mano, e ho visto che c'era l'immagine della Madonna, non lessi neanche il titolo del libro. L'ho messo in macchina e dico, che faccio adesso? Io non lo leggo questo libro. Quando mi danno un libro io non ho voglia di leggerlo, scelgo io il libro. Però capivo che se non leggevo, lei mi diceva, dopo, quando io sarei ritornato a Edimburgo, mi avrebbe chiesto, lei cosa dice del libro? E io non sono abituato a dire le bugie. Allora devo trovare una soluzione al problema. Dico, se io leggo l'indice del libro, se lei mi chiede l'hai letto, gli dico di sì, ma naturalmente non è una bugia, ho letto l'indice. Bene, si vede che la Madonna mi aspettava all'indice, io leggo l'indice, trovo una lettera che ha mandato al Papa. Oh, se ha mandato una lettera al Papa, dai, andiamo a vedere cosa dice. E in pratica, in sintesi, diceva il problema di Medjugorje, che la Madonna subito aveva detto attraverso Miriana, eccetera, no, il mondo sull'orlo dell'autodistruzione. Dio ha mandato la Madonna per aiutarci, ha lasciato 10 segreti in mano alla veggente Miriana e 2 segreti, i primi 2 segreti riguardano una specie di punizione dell'umanità per spingerla alla conversione. Il terzo segreto è una cosa bellissima che rimarrà sulla collina delle apparizioni per spingere la gente alla conversione. Quarto, quinto, sesto segreto riguardano il Papa, la Chiesa e il mondo intero. Il settimo è una cosa più brutta delle prime 2. Perché? Perché la veggente, quando la Madonna gliel'ha consegnato, ha detto, perché Dio è così duro? E la Madonna gli ha detto, scendi in strada. Lei si trovava a Sarajevo in questo periodo, quando ci ha dato il settimo segreto, e ascolta cosa la gente dice di Dio. Lei è una persona molto sensibile, è scesa, ha sentito le bestemmie, è ritornata su e ha detto, Madonna, hai ragione, però c'è quella piccola parte, perché non possiamo toglierla? E la Madonna ha detto, no, non si può togliere perché è causata questo castigo dai peccati che già l'umanità ha fatto. Però lei non si è arresa, no, ha creato un gruppo di preghiera lì che c'aveva lì nel condominio, e dopo finalmente la Madonna, guarda, Dio ti ha ascoltato, quella piccola parte lì verrà tolta, ma
l'altro rimane tutto. E allora io, avendo letto questa lettera, rimasi un po' sbalordito. Perché sbalordito? Perché ero appena ritornato in pellegrinaggio da Fatima. Fatima, avevo letto il libro che Suor Lucia aveva scritto per la santificazione degli altri due ragazzi. E quel libro lì finalmente mi aveva aperto gli occhi sulla situazione dell'umanità di oggi. La Madonna ha cominciato a dire lì a Medjugorje, no, io sono venuta qui per realizzare ciò che vi ho promesso a Fatima. Cosa? La vittoria del mio cuore immacolato. Però mi dovete aiutare. Allora io decisi niente, misi giù il libro, mi misi a dormire. A un certo punto della notte mi arriva una telefonata dall'Italia da mio fratello Giuseppe, il quale dice, mi raccomando, a Ferragosto, nell'86, andiamo via insieme. Eravamo andati l'anno prima a Lourdes tutti assieme, i nostri fratelli, siamo in cinque, e io così, va bene, andiamo in Jugoslavia. Così mi salta fuori, no? Andiamo in Jugoslavia. Dopo le vicende sono cambiate perché il lavoro nell'86 ce n'era troppo, i miei fratelli erano tutti impegnati nelle piccole aziende che avevano, e allora ho deciso di chiedere a mio nipote e andammo assieme a Medjugorje. Quando arrivai a Medjugorje, io arrivai la domenica 17 di agosto, il giorno stesso in cui misero in carcere il parroco Padre Ioso, l'anniversario, e lì la Madonna io incontrai subito i veggenti. Incontrai Jakov, Ivanka, Visca, e poi finalmente, io semplifico, poi arrivai da Maria, perché tutti mi dicevano, io chiedevo, ma come fate voi a sorridere così pensando ai grandi castighi che colpiscono l'umanità? Era quello il mio problema, quando arrivai lì subito così. Vedevo che tutti sorridevano, eccetto Ivanka, che sembrava che avesse pianto da tanto tempo, perché aveva finito le sue apparizioni quotidiane. La Madonna ci ha detto, mi vedrai solamente una volta all'anno, all'anniversario, Ivanka, ma tutti gli altri sorridevano, Visca, ci arrivava il sorriso fino alle orecchie. E io la domanda che feci anche a Visca, dico, ma come fai tu a sorridere così sapendo i disastri che devono colpire l'umanità? E lei, vai da Maria, dico, dove è Maria? Lì, andai da Maria, quando venne fuori, mi sembrava piccolo perché a piedi scalzi, e mi presentai, sono missionario della Scozia, eccetera, eccetera, qui non so niente, però fece un sorriso anche lei. Ma dico, come fai tu a sorridere così, sapendo quello che sta colpendo l'umanità? Lei mi fece con un dito così sul naso, tu non sai che noi con la preghiera e il digiuno possiamo fermare tutte le guerre e i disastri naturali. E io di colpo, no, velocemente pensai, certo Dio ci vuole tanto, tanto bene, che siamo, ricordate che nell'86 c'era la guerra fredda con la Russia, quindi c'era la possibilità di una guerra atomica. E così pensai di colpo, Dio ci vuole talmente bene che ci vuole salvare, ecco perché ha mandato la Madonna. Però incominciai le parole in questa maniera. L'uomo è importante, ma volevo dire importante per Dio, ma lei mi bloccò subito. L'uomo è importante? No, con una forza veramente straordinaria. No, Dio è importante. E io naturalmente ho detto, c'hai ragione. C'hai ragione, e lì cominciamo a giocare a ping pong, domande e risposte, e me li accentrava tutte con una chiarezza straordinaria. Da lì mi convinsi, questa è una nuova Bernadette, questa senz'altro ha visto la Madonna, perché una ragazza di questa età non sa queste cose e rispondere così chiaro a queste mie domande che faccio, che erano anche profonde come domande. Andando via chiedo, ma c'è un programma qui? C'è un programma? Perché quando sono andato a Lourdes c'era un programma molto bello. E lei mi disse il programma, alle 10 messa per gli italiani, alle 3 spiegazione per gli italiani, alle 15, alle 7 l'apparizione e la Santa Messa internazionale alle 7. Quando mi disse, che adesso mi viene un po' da sorridere, pensai subito, quando andai a Lourdes, la prima cosa che feci, visto che c'era lì fuori il film di Bernadette, dico, per semplificare quel che è venuto, vado a vedere il film, così mi sono a posto. Quindi quando lei mi disse l'apparizione a 6:15, pensai, beh, ho già fatto un film questi qua, accidenti, poveri come sono. Ma erano poveri, ma poveri, abbiamo dormito per terra perché non c'era niente quella notte lì.
quindi veramente povere. Quindi la mia impressione è: come fa a spendere tanti soldi per fare un film? Come fanno? No, costa un film, no? Costa. E niente. Lasciai andare. Di colpo, appena uscì dal cancello della casa paterna di Maria, tutta la Bibbia di colpo cominciò a funzionarmi nel cervello come un film. E così, seguendo la folla, siamo saliti sul Pobardo, ma non me la, perché tutta la Bibbia, ma veramente i fatti principali della Bibbia, come un film chiaro, proprio in funzione proprio di questi problemi che la Madonna aveva suscitato lì. E mio nipote fa: andiamo subito in chiesa perché c'è tanta gente, se no non troviamo il posto per sedersi. Appena che siamo lì in chiesa, ancora il film. C'era un frate che dava le spiegazioni, ma io non so che cosa ha detto. L'unica roba mi svegliò quando mi disse: se ci sono qui dei preti italiani, per favore aiutini a confessare. Io mi sono sbloccato e dico: li aiuto, perché non volevo né dire la messa né confessare. Li aiuto, vado in sacrestia, una suora, no? Mi disse: confessare si va fuori, mi dà la stola, fuori sotto il sole, nei prati, quei tempi là c'era solamente prati e vigne, la gente veniva a confessarsi, ma prima quando uscì dalla porta, a un certo punto vedo lì il Križevac e sento una voce così, no? Interiore: cavati i sandali perché questo è un suolo sacro. Io stavo lì così, mi sembrava di essere Mosè. Levati i calzari perché questo è un luogo sacro. Tre volte. E a un certo punto ho deciso: va bene, insomma, vedo che viene fuori un prete italiano, che dai, ci confessiamo, poi confessiamo. Ci siamo confessati, poi ho cominciato a confessare. La gente si confessava piangendo. Una meraviglia. Nessuno bloccava, tirava fuori scuse. Si svuotava proprio con una gioia e con un pianto. Finito di confessare, accidenti, il sole, come una lama di fuoco, mi colpiva, no? Come un disperato, no? Dico: vado a cercare l'ombra, cerco di entrare in chiesa, ma un tonfo enorme di sudore mi spinge fuori. Allora vado a cercare degli alberi, vedo proprio lì vicino alla canonica dei cipressi, vedo un muretto che ho ombreggiato, dico: oh, finalmente. Allora salto su, mi seguo, e lì a un certo punto tutto il muro si riempie di gente, e anche il cortile era già pieno di gente. Dico: ma che fanno questi qua? Che io non sapevo che c'erano le apparizioni, eh? Io non lo sapevo, pensavo fosse una roba del passato. E a un certo punto, mentre sono lì, dalla canonica, dove era la stanza dove avevano le apparizioni i ragazzi, però io non lo sapevo, boom, fu una luce enorme che viene fuori dalla finestra. Subito il primo pensiero: dico, ma questi qui sono matti, poveri come sono, stanno spendendo un mare di soldi per fare questi effetti di luce. Allora chiedo quello di qui: ma perché fanno queste cose? Mentre faccio così non c'è più nessuno, tutti giù in ginocchio. Allora mi giro di qua, non c'era più nessuno. Allora alzo gli occhi, mentre giro, un'altra luce enorme, più grande di quella di prima, via che rallentatore, una luce enorme, e io sempre a pensare: ma sono matti questi qua, ma posso mica spendere i soldi per sistemare un po' le cose, che sono poveri, poveri. E a un certo punto alzo gli occhi e vedo che tutti sono in ginocchio, come statue. Mi è venuto in mente le statue che hanno trovato i cinesi lì, quelle famose statue di militari, no? Di soldati. Dico: ma come fanno questi qua? E la luce veniva fuori sempre da quella finestra lì. Dico: adesso voglio vedere che cosa ne fanno di quella luce lì. Allora, scavalcando le gambe della gente, mentre sono a metà cortile, ah, che strano, il sole è sparito e c'era solamente una luce azzurra, bella, fresca. Ah, andiamo bene. E allora, vedendo che la luce usciva da quella finestra lì, dico: devo andare dentro. L'unica cosa da fare è sapere cosa stanno combinando questi qua, perché continuava a uscire questa luce azzurra, era tutta azzurra. E vedo un barbone che esce fuori, in americano, che aveva incontrato la mattina, che aveva indicato la strada per andare da Maria. E gli dico: ma cosa avete combinato lì dentro? E nello stesso tempo guardo l'orologio, erano le 7, l'inizio della messa. Mi venne in mente a Lourdes che una volta arrivai in ritardo, le suore non mi fecero celebrare la messa,
che avevo già, mi ero smollato già ormai, dico, vale, non è se posso celebrarle domenica, e sento la sua risposta, è apparsa la Madonna. E mi fui colpito, dico, allora, ecco il perché di questa luce. Allora corsi in sacrestia, la suora era là come un cowboy, mi mise addosso il vestito dei preti, e a un certo punto eravamo preti così, in quella piccola sacrestia, schiacciati tutti così, Alzo gli occhi, mi ero cacciato in un angolo io, perché non c'era spazio. Alzo gli occhi, vedo dall'angolo di là un sorriso, mai visto in vita mia, di una bellezza. Ma di colpo, no, i preti schiacciati mi trascinavano fuori perché cominciava la messa, tutti e cominciò ancora la storia della Bibbia, tutta la Bibbia. E non so se ho celebrato la messa, perché tutta la Bibbia, quando uscì, stesso fenomeno, stesso sorriso. Quando andai fuori dico, adesso come faccio a trovare mio nipote? Pensavo che la messa durasse tre quarti d'ora, è durato due ore, notte fonda, dico, e invece per fortuna mio nipote è intelligente, si è trovato lì di fuori dalla sacrestia e siamo andati a dormire, uno in macchina e uno per terra, quello è stato l'inizio. Da lì dopo, quando io ritornai in Scozia, aprivo la bocca, bruciavo tutti. E tutti volevano andare a Međugorje. Senta, Don Pietro, lei ci ha portato subito, immediatamente, nel clima sconvolgente delle apparizioni della Madonna da parte di questi sei ragazzi. Però io faccio un passo indietro, ma lei come c'è arrivato a Međugorje? Perché già adesso non è che sia un problema, ma insomma impieghiamo 10 ore. Di marchi con le autostrade, ma lei come è arrivato in quelle condizioni là? E poi, essendo lei un prete, con quali documenti e sulla strada che problemi ha incontrato? Seconda domanda, se è pertinente questo, a Međugorje che clima politico ha trovato? Perché c'era ancora il comunismo e sappiamo già le angherie che hanno subito i sei ragazzi. Ma voglio dire, la gente intorno era solidale con questi sei ragazzi o aveva paura di esprimersi? Beh, io avevo l'abitudine d'estate, che non avevo la possibilità di farlo, no, di venire in Italia. E partire dall'Italia, l'unica cosa, difficoltà, che avevo il caldo. In frontiera avevamo il passaporto. Mio nipote aveva la carta d'identità e bisognava avere il passaporto. Dovevamo andare in Austria, dall'Austria si poteva passare con la carta d'identità e c'era un caldo da morire. Poi non c'era l'aria condizionata nelle macchine a quel tempo là. Per fortuna c'era l'unica strada, era quella sulla costa. Allora io che ero un nuotatore, perché c'era anche mio nipote, allora ogni ora, quando non ce la facevamo più stare in macchina, ci buttavamo in mare, quando l'acqua era lì così, e siamo arrivati, abbiamo dormito in un'area di servizio, alle 5 ci siamo alzati, siamo partiti di a Međugorje, ma ha colpito una cosa, ecco, questo fenomeno, una quarantina o cinquantina di giovani a piedi che pregavano il rosario. Quando li vidi, no, su quella strada rettilineo lì, che sono 10 chilometri, no, per arrivare a Međugorje, abbiamo indovinato la strada, perché io avevo copiato da quel libro là la cartina che avevo scritto lì, proprio a mano l'avevo scritta, che non c'era, ma Međugorje non è neanche segnato sulle cartine internazionali, no? Ma quando vidi questi giovani, in particolare qualcuno cercava di fare l'autostop, dico, ma siete una cinquantina, se io prendo su due in macchina dopo gli altri rimango male, con in mano rosario in un paese comunista. Mano rosario, pregavano il rosario tutti assieme. E arrivai davanti alla chiesa, c'era la gente che dormiva per terra. Mi colpì lì alla fontanina, adesso l'hanno ristrutturato, va bene, ma quei tempi là usciva solamente un po' di acqua e sporca. Io dovevo lavarmi perché ero pieno di sale. Quando ho visto quello sporco lì dico, no, me lo tengo, questo sale. E mi ricordo, erano passati solamente 5 anni, e c'era un giovanotto lì così, che si lavava, faceva la barba, dice, non è più come i vecchi tempi. I vecchi tempi cosa succedeva? Sono passati 35 anni, adesso 20 tempi. Quindi in 5 anni c'era già stato un cambiamento enorme.
per quelli che sono andati le prime volte, no? Qualcuno è andato un anno dopo le apparizioni, perché la notizia si sparse immediatamente. Padre Rupcic mi raccontò, no? Questi coi comunisti, che era proibito parlare. Se tu parlavi andavi in carcere. Infatti Padre Ioso dopo il 17 di agosto, quindi da 24 giugno 17 agosto, lui si è beccato il carcere, 3 anni di carcere. Carcere duro. E quindi i comunisti non scherzavano. Allora questo qui che ha scritto il primo libro, proprio prima ancora che andasse in carcere il parroco, no? Mi raccontò le avventure che fece per riuscire a esportare il libro da lì. No, perché erano regioni, Erzegovina, Bosnia, Croazia, eccetera, no? E allora mandava, dice, che abbiamo caricato i libri sul camion, però davanti una civetta, una macchina civetta, perché se fermavano la macchina io potevo passare avanti, e ce l'ho fatta. E da lì cominciò a spargersi nel mondo la notizia dell'apparizione di Medjugorje. E lui mi disse questo qui, io ci ho creduto subito, e la Madonna mi ha fatto un regalo. Io avevo una grave malattia, me l'ha fatta sparire, io sto bene, nessuno lo sa, lo dico appena a te adesso, è la prima volta che dico queste cose a qualcuno, e tu sei il primo che sa queste cose, il miracolo che mi ha fatto la Madonna. Io l'ho aiutata a diffondere in tutto il mondo questa notizia, e da lì poi tutto il mondo si è sparso. I comunisti comunque tenevano duro anche lì, tutti i giorni passavano gli elicotteri e anche gli aerei, passavano gli aerei sopra il Pobrodo, sopra la chiesa, in continuazione, controllavano tutto, però non c'è mai successo niente, non abbiamo avuto problemi, perché dopo loro stessi l'hanno detto, nei primi filmati che hanno mandato fuori a BBC per esempio, no? Uno dei primi filmati, loro hanno detto, beh, abbiamo dei vantaggi economici, li accogliamo almeno per quello, basta che non facciano la rivoluzione. Don Pietro, lei appunto a proposito di padre Ioso Zofko, ce lo ricordiamo, era parroco nel momento, nel 1981, quando sono avvenute le apparizioni, questo era parroco di Medjugorje. E lei nei suoi scritti, nei suoi libri, ne parla come di un uomo straordinario. Anche noi l'abbiamo conosciuto per poche ore, ma abbiamo capito subito che veramente un uomo e un frate straordinario, con una grande fede, una grande personalità. E lui ha subito il carcere, come lei ha ricordato, perché ha difeso i suoi ragazzi di fronte alle autorità comuniste che gli chiedevano di zittire e di svergognare i veggenti. Lui invece li ha difesi, dicendo che quello che stavano raccontando era la pura verità. E per questo l'hanno messo anche in prigione, per cercare di fargli cambiare idea che lui non ha ovviamente cambiato. Poi però di padre Ioso ricordiamo anche quel magnifico santuario di Sirocchi Brieg, a pochi chilometri da Medjugorje, che è un magnifico santuario che tutti noi, tutti quelli che vanno a Medjugorje vogliono andare a vedere, visitare, perché veramente è notevole. Ecco, però adesso sorge spontanea una domanda. Perché è stato emarginato questo frate coraggioso e importante, perché è stato emarginato dalla Chiesa ufficiale? Allora, padre Ioso, anche lui non ci credeva alle apparizioni, pensava che fosse tutto un trucco del governo comunista, una macchinazione del governo comunista per disturbarlo nella sua parrocchia, perché prima, 6 mesi prima, era in una grande parrocchia e aveva portato 2.000 giovani in un paese comunista in chiesa. Era un francescano. Quando è arrivato a Medjugorje, subito è riuscito a portare circa una settantina di giovani in chiesa. Un paese comunista che aveva 2.500 abitanti, la maggior parte degli uomini erano a lavorare in Germania, perché lì si faceva la fame, c'era solamente tabacco, vino, pecore, non c'era altro, quindi lì si moriva di fame. Allora tutti gli uomini andavano a lavorare in Germania col permesso del governo comunista, perché almeno portavano dentro un po' di soldi. Lui ha visto la Madonna, ha
Allora, Yakov è stato la causa di questo miracolo, no? Quando il comunismo bloccava tutti, Yakov ha un'apparizione in casa sua, semplifico, e la Madonna gli dice: c'è un grande messaggio da portare in chiesa, vai subito in chiesa a portare questo messaggio. Yakov riesce ad andare in chiesa con stratagemma e si nasconde sotto la tovaglia della chiesa perché il parroco stava predicando. Quando finisce la messa, il parroco sente che c'è qualcuno che si impiglia la tonaca, guarda giù, vede questo piccolo bambino, perché aveva 10 anni ed era basso di statura, che gli faceva segno di fare così. Allora lui si abbassa e dice: cosa c'è? La Madonna mi ha mandato a portare un messaggio importante. Lui mi ha detto, me l'ha raccontato lui 30 anni fa questo fatto, dice: io distinto, perché ero strasecolato anch'io di questa faccenda, no, presi questo bambino, lo misi in piedi davanti sull'altare, perché c'era il microfono fisso, alto per loro, e lui stava lì per ascoltare questo messaggio importante. E quando l'ha detto è rimasto deluso, perché il messaggio era semplice: pregate il rosario che questi problemi spariranno. Però ho visto degli uomini che si sono messi a piangere dopo aver sentito queste parole, e allora si è deciso. È stata la sua fortuna, ha cominciato a pregare il rosario, e a un certo punto in fondo alla chiesa la Madonna, camminando sulla testa della gente, è venuta in questa posizione, mi diceva, e lì, finito il rosario, mi ha detto: grazie perché hai accettato di pregare il rosario nella tua parrocchia. Adesso tutte le sere pregate il rosario come avete fatto adesso, e poi ti dirò in seguito quello che dovrai fare, come organizzare la tua parrocchia. E così ha avuto le apparizioni, la Madonna gli ha detto: ogni giorno leggete una frase del Vangelo, ogni giorno pregate al rosario, confessatevi almeno una volta al mese, mettete la messa al primo posto e vivetela. E dicendo questo piangeva quando 3 volte mi ha detto che ha pianto per la Bibbia, 3 volte che lui l'aveva messa negli scaffali, dice: toglila da lì, non è un libro umano, è un libro divino. Poi un'altra volta ha detto: perché non lo baci? Già baciando la Bibbia tu ottieni grandi miracoli. Terzo, leggila, la Bibbia è viva, ti cambia la vita, ti cambia. E lui ha incominciato a organizzare queste cose subito. Poi ci ha detto un'altra cosa: voi preti vi siete dimenticati di benedire i fedeli, beneditali. E lui ha ubbidito tutto, fino a quando il 17 l'ha messo in carcere. Uscito dal carcere, l'hanno picchiato a morte, appena dentro, un suo parrocchiano che è andato all'ospedale per una faccenda, guardando fuori dalla finestra, ha visto un uomo vestito da carcerato e due poliziotti che lo portavano dentro perché non riusciva più a stare in piedi. E allora corre giù perché l'ha riconosciuto e dice: padre Iosa, come stai? E lui, abbozzando un sorriso, dice: e non lo vedi? E nel dire non lo vede, visto che aveva spaccato i denti e usciva sangue dalle orecchie, e chi l'aveva picchiato dice: se parlate vi taglio la gola. E il parroco ha detto: guarda che dico, per davvero, ci taglia la gola. Dopo l'hanno cacciato fuori dal carcere, dopo 1 anno e mezzo invece di 3 anni, ed è andato a finire a Ticalina. Poi da Ticalina, quando è scoppiata la guerra, è andato a finire a Sirocchi Brieg, e a un certo punto il vescovo precedente era arrabbiato con i frati francescani, era arrabbiato perché 2 di loro, che dovevano spostarsi da una parrocchia e lasciarla libera per i diocesani, chiesero ai veggenti: dite alla Madonna se abbiamo ragione noi o il vescovo. E la Madonna disse: sarebbe bene che il vescovo fosse un po' più umano. E invece Visca disse, forse in maniera molto rude: sbaglia il vescovo. È finito la pace col vescovo. Quindi il vescovo d'Agio d'Agio l'aveva minacciato di mettere in carcere, diceva padre Ioso, perché lui difendeva i ragazzi, prima ancora che padre Ioso li conoscesse, dice: è venuto da me piangendo. E cosa c'è, eccellenza? Mi hanno detto che se io difendo Međugorje vado in carcere, e io in carcere non sono capace di andare. E da lì è cominciato, si è rivelato un po' quello che dice il Vangelo, da Gesù: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Finito questa baraonda, è cominciata quindi la versione dei vescovi.
questo vescovo è morto, è venuto un altro che era a Roma, più intelligente, più duro di quell'là, che ancora non ha smollato. E allora io ero lì quando venne, durante il Festival dei Giovani, venne il superiore, il successore di San Francesco, diciamo, tanto per dirlo. E Padre Iosolo sperava che lo aiutasse, perché in questa sua missione, e invece gli è arrivato tra capo e collo che doveva spostarsi per far la pace col vescovo. Cioè l'ordine francescano voleva non più litigare col vescovo, e quando gli ha chiesto di andare, allora lui è andato in Austria. Poi adesso si trova a Zagabria come sede, durante l'estate ha l'incarico di riorganizzare e anche fare esercizi spirituali lì su un'isola. Ed è lì. Aspettiamo, però lui è stato, mi ha detto, è stato alla commissione, è stato invitato anche lui alla commissione che il Papa Giovanni Paolo II ha organizzato, anche Benedetto XVI, e ha detto erano molto gentili. Sono stati molto gentili nel parlare con noi, prima i ragazzi, poi lui, eccetera, però non si muovono. Allora, non si muovono. Se non si muovono, la Chiesa si muove per due cose, se si muove, o per dire di sì o per dire di no. Se non si muove, è già un vantaggio, non dice di no.